sono molto 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 felice di invitare sul palco Simone D'Avvocato di Banca Etica, perché Banca Etica ci accompagna da tanti anni e soprattutto è una gran bella banca, una banca dove fa piacere mettere i nostri soldi, pochi o tanti che siano, purché siano etici. Grazie Simone. Grazie mille per l'invito da parte mia, da parte di Banca Etica. È per me un piacere essere qui, anche perché faccio parte di Banca Etica da poco tempo, cioè ho un'esperienza bancaria di 10 anni, sono un consulente finanziario, però probabilmente sapete più di me di Banca Etica. E volevo chiedervi, quanti hanno già sentito parlare di Banca Etica? Quanti sono già clienti di Banca Etica? Vuol dire che abbiamo parecchio lavoro da fare ancora. Va bene, era giusto una curiosità per capire quale fosse appunto la differenza tra il pensiero e la pratica. Perché tante volte sappiamo quello che è giusto fare, però poi ci costa farlo. Partirei proprio dal titolo. Poiché tanti è il momento che siano etici. Ovviamente il soggetto sottinteso di questo discorso sono i soldi e le risorse economiche e finanziarie che abbiamo a disposizione. Perché è il momento che siano etici? Diverso tempo fa mi sono posto questa domanda. Vi rispondo con una piccola storiella. Cioè, da piccolino, scuola materna, eravo con una l'insegnante che distribuiva pennarelli e fogli per disegnare, e incuriositi da questi pennarelli, un bambino mi ha infilato il pennarello nell'occhio. Se utilizziamo uno strumento impropriamente, otterremo un risultato che non è il migliore possibile, non è quello che magari speravamo di ottenere. E questo è dovuto a cosa? Alla mancanza di consapevolezza generalmente. Il denaro non è neutro. Il denaro non è neutro perché l'utilizzo del denaro in un certo modo piuttosto che in un altro produce degli effetti piuttosto che degli altri. E a questo punto dovremmo chiederci in che modo voglio utilizzare le mie risorse finanziarie. C'è un modo migliore di un altro? Voglio utilizzare queste risorse per promuovere e sostenere un'economia che sia inclusiva, che sia più equa, che lotti contro le disuguaglianze, contro la povertà, che cerchi di tutelare i diritti dell'ambiente, i diritti dell'uomo, perché se questo è il nostro obiettivo non abbiamo tante soluzioni, purtroppo. Io lo dico a ragione veduta, visto che ho lavorato anche per altre banche, quindi anche dall'interno conosco le logiche che muovono il denaro. E Banca Etica ci dà ovviamente questa opportunità, perché attribuisce una rilevanza pubblica all'utilizzo privatistico dell'erogazione del credito. Ci permette in sostanza di convogliare le risorse verso quegli attori economici che cercano di produrre un impatto socioambientale positivo. Lo fa principalmente non finanziando, anzi prima di tutto non finanziando tutte quelle realtà che non sono eticamente meritevoli, quindi sicuramente l'industria bellica, sicuramente la produzione di combustibili fossili. Leggevo proprio l'altro giorno che nel 2023 7.500 istituzioni finanziarie, quindi fondi di investimento, banche e compagnie assicurative, hanno finanziato per oltre 4 miliardi di dollari la produzione e la ricerca di combustibili fossili. In una situazione in cui siamo dovremmo fare l'opposto. Evita di finanziare gli allevamenti intensivi, il fast fashion, e allo stesso tempo cerca di aiutare, cerca di utilizzare le proprie risorse per incentivare le energie rinnovabili, per incentivare l'economia circolare, la bioedilizia, l'agricoltura biologica, il sistema dell'accoglienza, il contrasto alla povertà e alle disuguaglianze. Come riesce a farlo? Ovviamente come tutte le altre banche, cioè raccogliendo le risorse tra i privati. E a questo punto, soprattutto pensando alla vostra platea, ci sono tanti strumenti. Ovviamente il primo
il principe, l'apertura di un conto corrente, l'apertura di un conto corrente, quindi decidere di utilizzare per la propria attività il conto corrente di Banca Etica piuttosto che il conto corrente di una banca armata, è già una decisione che fa la differenza, ci fa già diventare agenti di cambiamento, moltiplicatori di quel cambiamento che vorremmo vedere. E cos'altro potrebbe interessarvi? Potrebbe interessare il fondo pensione, interessa a tutti. Sappiamo già che il nostro sistema pensionistico è insostenibile. Già oggi chi va in pensione riesce ad ottenere al massimo una percentuale di reddito che va dell'ultimo reddito che va dal 60-70%. Quindi bisognerebbe complementare con qualcos'altro per non dover abbassare il proprio, ridurre il proprio tenore di vita. Più avanti, ovviamente, siccome è strettamente collegato con l'andamento demografico, anche lì siamo in crisi demografica, andrà a peggiorare questa situazione. Quindi l'apertura di un fondo pensione che attraverso Banca Etica, quindi che utilizzi fondi etici di investimento, fa la differenza piuttosto che utilizzare un fondo pensione qualunque. Ed è un servizio che per noi fruitori è utile, cioè se non l'avete pensato, pensatelo, perché diventerà fondamentale in futuro. Così come i fondi comuni di investimento etici, cioè Etica SGR, che ha un approccio molto particolare, un approccio proprietario che garantisce una selezione molto stretta e attiva di tutte quelle società che sono meritevoli, insomma, di ricevere la nostra attenzione. Anche la polizza infortuni, per esempio, può esservi utile rispetto a dei prezzi equi, quindi a un tariffario sviluppato secondo altre logiche e a un processo liquidatorio trasparente. Un altro strumento principale e fondamentale per tutti questo è diventare soci di Banca Etica e quindi partecipare alle decisioni della vita della banca, ottenere anche degli sconti sui prodotti, i servizi proposti da Banca Etica e poi entrare anche a far parte con un network di realtà, diciamo in banche normali, insomma, non avremo la possibilità di incontrare, e permette allo stesso tempo a Banca Etica di avere costruire delle fondamenta sempre più forti, perché ovviamente per diventare soci bisogna acquistare un minimo di 5 azioni, che è una cifra irrisoria, ma permette alla banca di poter essere e rimanere autonoma, indipendente e anche erogare più credito. Con 500 euro di capitale sociale in più la banca può erogare fino a 7.500 euro di credito verso le nostre realtà. Quindi, cosa posso dirvi? Per concludere vi dico che, non so, da settembre, generalmente dopo la pausa estiva, si ricomincia con i buoni propositi. Tra i buoni propositi mettiamoci anche quello di fare delle scelte, insomma, che ci permettano effettivamente di essere agenti di cambiamento anche con le nostre risorse finanziarie. Grazie.